Al termine dell'ultima gara interna della Cremona Ufficio contro la futura Volley Giovani arriva finalmente la prima vittoria della pool promozione. Coach Wizzy, raccontaci un po' questa partita, appunto l'ultima in casa, tra le nostre mura. Beh, settimana scorsa vi avevamo promesso che ci avremmo provato fino alla fine e questo le ragazze hanno fatto. Abbiamo avuto una settimana un po' complicata a livello motivazionale, ma verso la fine le ragazze si sono unite, convinte verso l'obiettivo finale, che in questo momento è fare il meglio possibile, lasciare al Pallaradi accettare il miglior ricordo di questa stagione, che nonostante le ultime sconfitte è stata sicuramente una stagione positiva e di crescita per tutto il gruppo. Sono felicissimo che in questa gara siano entrate molte ragazze dalla panchina, alcune sono partite anche titolari, quindi sono proprio felice per l'unità dimostrata dal gruppo e per quello che hanno fatto in tutta questa stagione. È proprio il miglior biglietto da visita per presentarsi per la prossima stagione. Direi, Marco, un ultimo appello per l'ultima gara. Saremo lontani da casa, però è l'ultimo impegno della stagione. Per chi ci vuole seguire, saremo a giocare in casa di Albese, potete seguirci in loco oppure su Volleyball TV. Insomma, aspettiamo comunque il vostro calore, nonostante siamo lontani da casa. Anche quella partita metteremo tutto quello che abbiamo e sono ancora felicissimo di questa vittoria che dedico a tutta la società e a tutto il gruppo. Eccoci con il coach avversario, Daris Amadio. Coach, ti chiedo la tua analisi, il tuo commento al termine di questa partita. Cremona è riuscita finalmente a trovare la prima vittoria in questa pool promozione, erano punti importanti per voi, certamente lo sapevamo. Che partita hai vissuto però in campo tu? Siamo contenti di aver regalato questa gioia a Cremona, che però secondo me se la sono meritata. E in campo una partita troppo alti e bassi, e troppi. Secondo set tra errori e murate abbiamo finito con 16 errori punto, quindi così è difficile, e erano punti importanti come saranno punti importanti quelli della settimana prossima con Macerata, e andiamo avanti. Che sensazioni hai in vista del prossimo futuro, appunto con l'ultima partita inizialmente e poi con la fase playoff? Me lo chiedi adesso? Ho sensazioni positive se torniamo ad essere quello che siamo stati per 9 decimi di campionato, quindi se non torniamo ad essere quella squadra là, allora penso che le sensazioni positive ce le abbiano gli altri. Grazie mille, coach, da parte mia in bocca al lupo per questo finale di stagione. Crepi, in bocca al lupo anche a voi, anche se manca l'ultima partita, però in bocca al lupo per la prossima stagione. Eccoci con la nostra schiacciatrice Anna Piovesan. Anna, una bella vittoria finalmente ci voleva dopo questa pool promozione. Come è stata in campo? Raccontaci. Emozionante, sapevamo che non sarebbe stata facile, anzi diciamo che non ci aspettavamo neanche la vittoria in realtà, perché dopo una serie di sconfitte come quelle che ci sono state è sempre più difficile e ci serviva, ci è servito e sicuramente ci servirà per l'ultima di campionato, di stagione. Peccato perché abbiamo trovato questo ritmo e questo equilibrio tardi, però sono tanto contenta, ci siamo divertite tanto e avanti con così, in bocca al lupo a noi e niente, siamo tanto contenti, adesso un po' di riposo. Ti chiedo così il tuo commento finale, visto che manca solo una partita al termine della stagione, su appunto questa annata sportiva per te personalmente e a livello di squadra. Io sono molto contenta personalmente del percorso che ho fatto, mi sono sempre messa sotto come tutte le ragazze e credo che questo si sia visto dal primo giorno. Peccato per la seconda fase, però è andata così, ci rifaremo l'anno prossimo e adesso siamo tutte tanto stanche, siamo arrivate alla fine, vediamo la luce in fondo al tunnel, però siamo sempre state un bel gruppo, io sono contenta di tutte le ragazze, dello staff, di tutto, quindi bocca al lupo a noi per l'ultima, speriamo di portarla a casa perché sarebbe sicuramente un'ottima chiusura e basta. Grazie mille Anna, complimenti ancora per questa bella vittoria e per la stagione. Grazie mille, ciao a tutti.